Pace e bene a tutti. Siamo alla seconda domenica dell'Avvento e come in ogni anno, la Chiesa e dunque la liturgia ci propone tre personaggi fondamentali su cui soffermarci per aiutarci a capire l'importanza e l'essenza e la profondità di questo tempo dell'Avvento. Oppure il tempo dell'attesa, dell'attesa della sua, diciamo, duplice venuta del Signore. Prima che Lui verrà, nascerà nel nostro cuore, nascerà il giorno di Natale, memoria della sua nascita. E l'altra venuta è quella definitiva, che viene a compiere la storia. Il primo personaggio è quella voce che grida nel deserto: preparate la via al Signore, l'amico dello sposo. Colui che poi addita al Signore quando nascerà e dirà e proclamerà davanti alla gente: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quindi addita al compimento della storia. È il profeta che fa da ponte tra l'antica alleanza e la nuova alleanza che è a Gesù. Stiamo parlando di Giovanni Battista, che sentiremo, che vedremo nel Vangelo. Tra di mezzo abbiamo Maria, Vergine Maria, Madre di Gesù e anche Madre nostra, che è il segno dell'umanità nuova, l'umanità che è docile all'ascolto della parola di Dio. Colei che ha ascoltato la parola di Dio, che l'ha tenuto nel suo cuore, custodita nel cuore, per nascere alla luce il Figlio di Dio. Abbiamo Gesù, che è il compimento della storia, di tutta l'umanità, colui che doveva nascere, che detto nell'Isaia 11, la prima lettura, il gemoglio del tronco di Jesse, che verrà a instaurare il regno di Dio, regno di giustizia e della pace. Colui che non ascolta le chiacchiere, ma giudica con giustizia. Non fa le cose per sentito dire, per apparenza, ma va alla concretezza, giustizia e pace. Non ha rispetto, non ha giudizione delle persone, dei potenti e piccoli, ma giudica con giustizia e custodisce i poveri e i fragili. Quindi Giovanni Battista, come vediamo nel Vangelo, è colui che addita il Signore quando verrà. Esortava la gente alla conversione. Tanti si facevano battezzare. A un certo punto pensavano fosse lui il Messia. Allora lui vede i farisei e i sadducei e dice: no, non pensate che sia solo l'osservanza della legge oppure la vostra radicalità, il vostro vivere superficiale della parola di Dio. Qui si tratta della cosa profonda, vivere in concretezza, coinvolgendo la propria vita. Si parla qui dell'opera della giustizia, che non ha niente a che fare con l'apparenza e apparire, osservare la legge, prendere il saluto nella piazza, no. Quindi esorta alla preparazione radicale, a preparazione del cuore che coinvolge tutta la vita e dice a loro: voi che siete viperi, pensate di poter salvarvi solo per il fatto che conoscete il Signore, che Abramo è vostro padre? No, non funziona così. Vuole qualcosa ancora più di giustizia, questa giustizia che parla Sant'Agostino quando dice: dare a chiunque il suo, il rispetto per ogni persona e anche il riconoscimento. Quando abbiamo il rispetto e il riconoscimento, questa è la giustizia che porterà alla pace, la shalom, che dicono gli ebrei, che è molto più della pace come intendiamo noi, l'armonia in tutto il rispetto della vita. Questa armonia che vediamo nella prima lettura, secondo Isaia 11, che dice che due opposti coincideranno, andranno d'accordo,
il bue e il leoncello, il vitello e la pantera, l'orsa e la mucca. Tutti i loro piccoli si sdraieranno insieme. Non ci sarà più violenza, perché c'è l'opera della giustizia che porterà la pace e l'armonia. E come dire a noi oggi, possono i grandi e i piccoli coincidere insieme? Possiamo convivere insieme nella pace? I ricchi e i poveri, i cittadini e gli stranieri, possiamo stare insieme? Tutto dipende da noi. Se facciamo opera di giustizia, dare rispetto a ogni persona e il riconoscimento dei diritti, allora ci sarà la pace, ci sarà l'armonia. Non cancella l'identità di nessuno. Il leone rimarrà sempre al leone. La capra o l'agnello rimarrà sempre agnello, però ci sarà l'armonia. Due diversità che andranno a coabitare insieme, a convivere insieme. Quindi, torniamo a noi. Il Signore ci chiede, nelle letture, di fare l'opera della conversione, della giustizia e della pace. Nella nostra famiglia, se portiamo rispetto e portiamo riconoscimento a tutti, avremo, come il Signore ci ha promesso, la pace e l'armonia nella famiglia. Quindi buon cammino di avvento e shalom.